Buongiorno, oggi è il grande giorno e sono le 7:50, io tra un'ora dovrei essere là, sono appena alzato, ora faccio le mie cosine con calma, faccio colazione e poi ci siamo, possiamo mettermi una camicetta oggi. Non c'è questo gran tempo, quindi forse camicetta e maglioncino. Vediamo un po'. Banana, succo alla pera, no, albicocca. E ora mi faccio anche un tè caldino. Che iniziamo bene la giornata. Tra mezz'ora sono in macchina. Si va. Oh signore. Allora, non so se ho fatto bene, però io non mi sono ripassato nulla del mio lavoro, nel senso nessun linguaggio di programmazione, niente di niente. Non so se sia una bella idea, però ora va così. E quindi sono un pochino agitato. Cioè, non so, mi sento come se avessi potuto o avessi dovuto prepararmi un pochino, ripassare delle cose. Io vado lì, che non so assolutamente niente della mia vita, niente del lavoro che devo fare, assolutamente niente. Ah, in tutto questo devo fare anche il pieno, questo pomeriggio, quindi bene, ma non benissimo. Adesso vediamo se c'è questo qua che si sbriga un pochino. Vediamo quanto ci mettiamo ad andare in ufficio. Spero che non ci sia traffico. Non so, avete presente quella sensazione del non mi sento pronto, non mi sento adeguato? Ecco, io ce l'ho perennemente nelle cose che faccio. Cioè, a meno che non sia tipo un video da fare, allora lì mi sento generalmente competente. Se no, tutto il resto non mi sento mai adeguato, mi sento sempre. Si chiama la sindrome dell'impostore come cosa. Ed è un pochino una condizione in cui mi ci ritrovo sempre. Oddio, c'è sta moto che vuole superarmi. Spero che mi butto a destra così dai, mi superi senza problemi. Tutto questo mi sono dimenticato le cuffiette oggi, mannaggia. Vabbè, magari il primo giorno si conversa così. Però non so se dovrò iniziare direttamente a lavorare o se dovrò installare software o non so. Non so, ogni azienda fa a sé. Allora ragazzi, io vi giuro, io qua non ho mai visto il traffico in vita mia, però oggi ci doveva essere. Ma facciamo gli scongiuri del caso. Alright, finito il traffico, adesso in 7 minuti sono là. Ok, sono arrivato, adesso scendo dalla macchina, vado a firmare il contratto e ci vediamo dopo. Non penso che. Allora, io proverò a tenere le cose separate, quindi non penso di filmare assolutamente nulla. Forse il pranzo, boh, vediamo, vediamo ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Ciao. Tutto molto tranquillo, mi sono praticamente lì di fronte all'ufficio. Ci sono un paio di ristoranti dove possiamo andare. Cioè, oddio, uno è un ristorante pizzeria, l'altro un baretto, un po' riadattato così, hanno una cucina, ma in soldoni è un baretto. Però ho mangiato un bel piattino di pasta al ragù, le verdurine, acqua e caffè, insomma, un pranzetto normale. Adesso per tornare a casa, visto il traffico, ci metto 25 minuti, quindi poco più dell'andata. Solo che oggi sono uscito appunto alle 6 perché sono arrivato alle 9. Domani arriverò alle 8 e mezza, così 5 e mezza io sparisco. E per adesso è tranquillo,
cioè, c'è un po' di formazione chiaramente da fare, un bel po', ma c'è molta prospettiva. Una cosa che mi piace, oltre ai giorni, mi danno 10 giorni di lavoro da casa, cioè da remoto, 10 giorni al mese, che sono parecchi, mi danno 33 giorni di ferie l'anno, cioè sono tantissimi. 33 giorni oltre alle ferie che fa l'azienda, che tipo dal 23 dicembre al 31 sono chiusi, quindi tutti questi giorni si sommano ai 33, e inoltre anche tipo dal 12 di agosto al 16, quindi pure quelli, così io mi posso fare un Ferragosto dove mi sbronzo come se non ci fosse un domani, e un altro paio di giorni che non mi ricordo. E tanta prospettiva, tanta, molto molto bello, tutto molto bello. Io adesso però devo fare l'adulto, quindi mi devo anche informare tipo per il TFR, perché nell'azienda che avevo fatto prima, che dove lavoravo prima, non l'avevo fatto, e poi in Olanda figurati se mi ero fatto il TFR, anche perché avevo partita IVA, quindi ciaone. E sono indeciso, mi hanno dato qualche opzione, però vabbè, si capirà, si farà. Mi hanno dato il tesserino, tutte le cose, e basta, tutto rilassato, ragazzi. Questo è il piccolo aggiornamento, ora c'è ancora il sole. Ora torno a casa, sistemo le cosine, poi penso di andarmi a fare una passeggiatina, o vediamo, insomma, cosa si riesce a fare. Palestra ci vado domani, perché ci sono già andato ieri e non mi voglio ammazzare. Guardate che bello, comunque, ritorno da casa un po' nei campi così. Mi hanno detto che verso settembre ci sono ci sono i trattori con l'uva, e quindi rischi di arrivare in ritardo. che ridere. Oggi mi sono svegliato alle 6 della mattina, per un motivo o per l'altro. Ero non agitato, ma mi sono svegliato presto, e quindi ho avuto un paio di momenti durante la giornata dove mi sentivo veramente rincoglionito, proprio stanco. E vabbè, cambiato il fly, che non mi va di camminare con la camicia, e basta. Peraltro volevo anche il cappuccio in caso iniziasse a piovere, almeno sono leggermente protetto. Ok ragazzi, cambio di programma, sono tornato a casa a prendere una bottiglia di vino perché una mia amica mi ha invitato a cena, e mi faccio comunque una passeggiata per andare da lei, però ci metto l'allegria. Comunque la felpa ce l'ho però nello zaino, che per adesso c'era un po' di caldino, ma vediamo un po' come piglia. Oramai conoscete il drill, siamo quasi arrivati. Tra l'altro un po' di freddino, solo che non voglio fermarmi a mettere la felpa e quindi mi tocca soffrire. No dai, tra un po' mi fermo. Un sacco di gente perché hanno aperto Piazza dei Sapori, e non solo. Aspetta che qua mi prende, sono sbagliato. E oggi c'è anche il Papa che va a cantare qua dentro l'arena. C'è una mia amica che deve ballare per il Papa, e fa molto ridere perché lei non è che sia tra le persone più praticanti di questo mondo, diciamo. Ho un mio amico che ha il banchetto qua, ma non so quale sia, quindi se lo vedete avvisatemi. Non ho trovato lui, ma ho trovato il presidente di Confesercenti, che anche lui lo stava cercando, e quindi siamo in due adesso, disperati. La disperazione di aprire una bottiglia, la disperazione di bere. Devi aspettare un pochino. È buona, ti avviso, è buonina questa qua. Non ce la beviamo mica tutta, penso. Sì. Amici. Bisogna. Ma come bisogna? Con calma ce la facciamo. Che poi tra l'altro il pomeriggio sono andata in Uni perché avevo bisogno del wifi più potente. Più stronger. Per scaricarmi da Vinci. Cioè io ho davvero un problema con le installazioni, non sono capace. Dopo ci proviamo allora. Ma io ho cancellato i file perché erano pesanti. Salute. Oramai. Comunque sto caricando tutti i giorni, ridendo e scherzando. Ho visto qualcosa. Ho visto. Ma poi ho iniziato a vedere un film con Angelina Jolie.
molto toccante, Quello come si infatti chiamava? sono Amore senza limiti, una roba del genere, ma in realtà parla di aiuti umanitari. Quindi è davvero. Infatti, quando tu mi hai scritto che ti ho detto se vuoi venire film, mi hai detto sì, ho detto ok, adesso questo lo stoppo, lo guarderò un'altra volta, mi fa stare troppo Sì, male. Io per la mia laurea volevo ordinarmi il Lambrusco, quello che piace a me, che ormai la cantina mi conosce perché. oramai. E quindi richiamerò il fatto, mandatemi su tre cartoni di Via, bottiglie. veloci. Sì, dai, voglio bere quel Lambrusco lì al mio compleanno, sempre che non costi l'ira di Dio. Compleanno? Il compleanno sia la laurea, perdono. Sempre se che non costi l'ira di Dio e Sì. sempre se mi laureo, perché qua sono stufa. Il periodo di gravidanza qual è qua? Siamo all'ottavo mese, manca l'ultimo. L'ultimo. L'ultimo è una settimana. Beh, ormai è finita, Nast. Non ancora. È ancora Non ancora. lungo. La luce in fondo al tunnel la vedo, ma è ancora molto È distante, è distante. Abbi fede. lontano. Amen. Allora ti sono piaciute le riprese di quelle che tu mi sei Eh compiuta? Perché l'ho già eliminata sì. io, quindi Ah, ok, no, spero che sia piaciuta. Tra l'altro io ho anche perso il filtro ND, quello piccolino. l'avevi appoggiato lì da qualche No, 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 parte. l'ho perso giorni dopo. Però devo ricomprarlo, quel pezzettino Sì, lì sì. sono 56 euro, per quel pezzettino lì piccolo. Perché sono stronzi, la marca e tutto. 56 euro per un pezzo così. Sì. Cioè. Vieni qua, guarda che bello. Ah, la lucetta. Bellissimo. Sì, perché c'è un bel tramonto mi sa oggi. Ah Vediamo. Vai mai sul tetto? sì, certo. Miei gatti. Si vede un cazzo. Ah, Qua ci voleva il filtro, ok. vero? Lo Sì. fanculo. L'ho perso. Allora, qua mi hanno tolto la schedina piccola, ma qua dentro c'è. C'è. Sì. Sai cos'è questo? Una torre di raffreddamento? Brava. Davvero? Sì. Allora, bellissime. Poi io non voglio buttare niente. Quando avrò la mia futura casa mi farò una parete con tutta È questa roba. bellissimo, ma dai un contesto perché sennò qua non capiscono. Allora, questa è una città, è una città creata dagli umani dove vivono altri umani più piccoli. E sempre creati da noi. Perché. È per il video, ragazzi, Ah comunque. sì, è per la mia tesi. Però Sennò tu sia pazza. l'idea è appunto comunicare questa città digitale creata da noi. Quindi, cioè, è come se noi avessimo preso le città nostre e le avessimo tradotte all'interno delle schede madri dei computer, perché alla fine un computer è una città, diventa un po' la nostra città, il nostro mondo. Questo lo togliamo. Niente, quella casetta è morta. No, è plastica, le plastiche non ci piacciono, solo ori. Oh. Opla, opla. La Nasti qua ci sta viziando. Pomodoro. Pomodoro, arrabbiata e Però noi basta. non siamo arrabbiati, No, siamo infatti, felici ma stanchi. molto felici e un pochino stanchi. Allora. Preferisci scotta rispetto che al dente, Nasti? Perché sono una vecchia. Niente, hai buttato via tutta l'acqua. Ma tanto adesso la riprendiamo perché qua dentro. Ah, c'è un pochino, bravo. Design, cioè interior designer. Adesso te la faccio vedere. Ragazzi, questo è il piattino che ci meritiamo. Ho alzato la videocamera nello stesso momento. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito! Ma stiamo guardando un film, signori. Mentre la Nasti adesso deve. Cosa devi fare? Devo fare dei cappucci perché abbiamo una rapina in banca da fare. Vogliamo non essere visti dalle Esatto, videocamere. vogliamo fare il chroma key che così sparisce la testa e nessuno ci sgama. Giusto, giusto. Fantastico. Esatto.
Ora andiamo a fare dei preservativi verdi. Così la guardando prossima volta dei non ti dico io preservativi la bianchi. macchina. Esatto. Grazie alla tua buona stella, infatti, posso scrivere. Cos'è nascondi là? Una matita bianca che dovrei avere qua. In realtà la uso per gli occhi, ma secondo me è ottima. Matitina, va bene. Ah, niente ragazzi, si torna a casa. 11:30 spero di essere già in casa e poi mi ci vorrà 20 minuti, mezz'ora a editare il video. E poi ci siamo, e poi si va a letto e si ricomincia domani con una nuova giornata, con il nuovo lavoretto. E siamo in Piazza Pra, guardate qua. Stanno chiudendo appunto i mercatini. Lì c'è l'arena col Papa ancora che sta cantando. E via ragazzi. Chissà che tipo di musica canta il Papa. Sentilo che